Commercianti e ristoratori in piazza? No, stavolta non per protesta, ma per dare un segnale forte di ripartenza del centro storico di Pietrasanta. Con un flash mob ad alto impatto scenografico, gli esercenti della piccola Atene hanno gridato la voglia di tornare finalmente alla normalità. Un modo per comunicare che sono tornati e che la città d'arte è già aperta. Si sono disposti lungo il perimetro della piazza, indossando mascherine e rispettando le distanze. A ognuno è stato consegnato un mazzolino di fiori che tutti insieme hanno poi lanciato in aria in segno di festa e ritrovata libertà. Al flash mob organizzato dall'associazione Le Botteghe di Pietrasanta hanno preso parte anche il parroco Don Stefano D'Atri, il sindaco Alberto Giovannetti e l'assessore alla cultura, il senatore Massimo Mallegni, che ha poi riaperto la biblioteca comunale in Sant'Agostino. Il primo spazio della cultura riaperto ad orari invariati ma ad accessi contingentati. Da venerdì 22 riapriranno già gli eventi espositivi ospitati nel complesso del chiostro e il 27 giugno sarà inaugurata la grande mostra dell'estate Truly di Fabio Viale, la mostra che segna il ritorno delle sculture monumentali in Piazza Duomo. Apre la cultura che di fatto non si è mai fermata, non si è mai fermata dentro di noi, non si è mai fermata nella nostra mente. Ma ovviamente dal punto di vista logistico aveva chiuso gli spazi espositivi, aveva chiuso le biblioteche, che nei giorni a venire torneranno ad avere un orario consono alle esigenze dei nostri studenti. I nostri musei e le nostre mostre a Pietrasanta riaprono i battenti, vi aspettiamo, è un momento importante, dobbiamo farlo con responsabilità, ma non dobbiamo voltarci indietro con preoccupazione, ma dobbiamo guardare avanti con entusiasmo.